Buonasera e benvenuti al nostro secondo appuntamento con la rubrica Targata Formamentis: dal testo alle immagini le rappresentazioni della Bibbia. Una rubrica che vuole presentare un'analisi di alcuni passi scelti della Bibbia mettendoli in relazione con i cicli pittorici che li riguardano e che hanno rivestito un ruolo fondamentale nei primi secoli dell'era cristiana. Se la scorsa volta protagonista della nostra puntata era stato eh, Lot, nipote di Abramo, protagonista di questo appuntamento è invece Melchisedec, un personaggio un po' sconosciuto, re e sacerdote che viene presentato per la prima volta nel libro della Genesi al capitolo 14, che è presente nel Salmo 114, ma è eh, soprattutto presente in un testo apocrifo che viene conosciuto con il nome di Libra. Di Enoch e viene nominato anche in una delle lettere paoline. Melchisedek, questo personaggio un po' sconosciuto, fa la sua, prima, la sua prima apparizione nel libro della Genesi, al capitolo 14, dove si racconta che Abramo, tornato vittorioso in seguito alla sconfitta di Chedorlaomer, incontra nella valle dei re il re di Sodoma e Melchisedec, che è il re di Salem e sacerdote del Dio Altissimo, il quale dopo aver offerto pane e vino, benedice Abramo per la sua vittoria. Nel libro della Genesi non c'è altra traccia di Melchisedec, questa è l'unica menzione che viene fatta. E per ritrovare questo personaggio bisogna arrivare al Salmo 114, dove Melchisedec è presentato come simbolo del sacerdote ideale, tant'è che la sua descrizione ehm, riportata nel testo dice: Il Signore ha giurato e non si pentirà: Tu sei sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec. Se queste sono le uniche informazioni che riusciamo a ricavare su Melchisedec eh, estrapolandole dal testo biblico, ulteriori informazioni sulla vita di Re Melchisedec ci, ci provengono invece da un testo apocrifo dell'Antico Testamento, dal titolo Secondo Libro di Enoch, che è un testo redatto in greco e databile al I secolo d.C. afferente al genere dell'Apocalittica. Nell'apocrifo è presente un'intera sezione dedicata me a Melchisedec e chiamata proprio Esaltazione di Melchisedec, in cui si racconta la nascita del re da una donna sterile e anziana di nome Sofonima, moglie di Nir, fratello di Noè. Di conseguenza il testo ci dice che Melchisedec è un diretto discendente di Noè perché suo nipote e che nasce miracolosamente da una donna anziana. Infatti eh, Sofonima resta incinta miracolosamente eh, anche perché il testo chiarisce non solo che Sofonima fosse sterile e anziana ma anche che il marito non giaceva con lei da molto tempo in quanto era stato eh, nominato eletto sacerdote. Purtroppo però eh, Sofonima muore prima di generare suo figlio, prima di partorire e... Eh, Tuttavia poco prima di essere sepolta, secondo il rito funebre da suo marito Nir, Melchisedek nasce inaspettatamente e miracolosamente, ma nasce con l'aspetto e le caratteristiche di un bambino di tre anni, che è quindi capace di parlare e di pregare Dio. Dopo quaranta giorni da questo avvenimento del tutto miracoloso, l'arcangelo Gabriele compare a Nir dicendogli che avrebbe portato il bambino nel giardino dell'Eden così da preservare Melchised Melchisedec dal diluvio universale affinché potesse tornare sulla terra a tempo debito. Queste le notizie che abbiamo relative all'episodio e alla figura di Melchizedek all'interno sia del testo biblico eh, che all'interno Uh, del testo apocrifo, ma la figura di Melchisedec ritorna prepotentemente in una delle lettere paoline, precisamente nella lettera agli Ebrei di Paolo, capitolo 9, versetti 8-12, dove Paolo afferma che il sacerdozio di Gesù è diverso rispetto al sacerdozio ebraico, che era ereditario e riguardava esclusivamente i discendenti di Aronne e i Leviti e che era fatto senza giuramento a Dio. Per l'Apostolo, quindi per Paolo, Gesù è divenuto sommo sacerdote eterno alla maniera di Melchisedec. E infatti, Paolo, nella lettera scrive: Questo Melchisedec, infatti, re di Salem, sacerdote del Dio Altissimo, andò incontro ad Abramo mentre ritornava dalla sconfitta dei Ri e lo benedisse. A lui Abramo diede la decima di ogni cosa: anzitutto il suo nome tradotto significa re di giustizia. E inoltre anche re di Salem, cioè re di pace. Egli è senza padre, senza madre, senza genealogia, senza principio di giorni né fine di vita, fatto simile al figlio di Dio e rimane sacerdote in eterno. Queste sono le notizie che noi abbiamo sulla figura di Melchisedec e a questo punto passiamo alle sue rappresentazioni. Il ciclo pittorico di Melchisedec inizia tra i mosaici di Santa Maria Maggiore a Roma, dove Melchisedec è rappresentato con la barba e con gli abiti tipici del sacerdozio ebraico. Ai suoi piedi si vede la coppa con il vino, mentre tra le mani la cesta di pani, richiamando l'offerta che viene fatta da Abramo e raccontata nel libro della Genesi al capitolo 14. Scene dell'offerta d'Abramo sono anche presenti nella Genesi Divina, manoscritto miniato del IV-V secolo d.C., ma anche nel trattato di topografia cristiana di Cosma Indicopleuste, un mercante siriaco del VI secolo che appunto compone uno dei più famosi trattati di mh, topografia cristiana dell'antichità. Ancora eh, la scena dell'offerta di pane e vino, così come raccontata nel libro della Genesi, è rappresentata nella lunetta di destra del presbiterio della chiesa di San Vitale a Ravenna, dove, come potete vedere in figura, Melchisedecchi in piedi, vestito in, in abiti sacerdotali, con in testa la corona, si accosta all'altare dove ci sono due pani e un'anforetta di vino, mentre alle sue spalle, dal cielo, compare la figura di Dio. Chiude il ciclo rappresentativo di Melchisedec il riquadro a destra dell'altare di Santa Pollinare in classe, dove al centro, tra Bele e Abramo, Melchisedec, dietro l'altare, offre pane e vino. Anche in questo caso, eh, come vedete in figura, Melchisedec è raffigurato con la corona, simbolo del suo status di re, ed è vestito in abiti sacerdotali, cioè in tunica bianca e mantello viola. Come si può ben intuire, la storia di Melchisedec riveste nel cristianesimo un'importanza capitale, soprattutto per la simbologia che lo rappresenta, la vicinanza quindi alla simbologia cristiana dell'offerta del pane e del vino. Di conseguenza, eh, la natura della rappresentazione iconografica di Melchisedec eh, acquista una valenza decisamente didascalica. Um, come uh, accadrà durante l'ultima cena, durante la quale Gesù offrirà ai suoi discepoli pane e vino, allo stesso modo Melchisedec, così come ci racconta il libro della Genesi, prima di benedire Abramo per la sua vittoria, gli offrirà pane e vino, simboli tra le altre cose del sacrificio del sacerdote levitico. Proprio per questo, per questa comunanza di simboli eh, sia in Melchisedec che nell'ultima cena di Gesù, nella visione cristiana, Melchisedec diventa archetipo e prefigurazione di Gesù sacerdote. Ma la storia di Melchisedec è importante eh, però anche per per quanto concerne l'idea di sacerdozio e eh, tra tutti gli scritti è Paolo a sottolineare l'importanza di questa tematica affermando nella lettera agli ebrei che abbiamo letto pocanzi che Gesù è sacerdote alla maniera di Melchisedec che è sacerdote in eterno. Questa tematica apre un ulteriore punto di dibattito, che è molto importante non solo nel cristianesimo dei primi secoli, ma ancora oggi, ed è la questione del celibato sacerdotale. Non sorprende infatti che l'Apocrifo di Enoch, che vi ricordo è un testo del I secolo d.C., quindi proprio nel momento in cui il cristianesimo si andava affermando, eh, non sorprende che il testo apocrifo punti l'attenzione sulla condizione di Nir, il padre di Melchisedec, che aveva rinunciato ai rapporti sessuali con la moglie in vista della sua elezione a sacerdote. Nello stesso periodo, quindi nel primo secolo d.C. Paolo, che compone le sue lettere e che aveva già affermato il suo pensiero sul celibato sacerdotale nella prima lettera ai corinzi, ancora nella lettera agli Ebrei ribadisce l'importanza del celibato um, se si riveste la carica sacerdotale. Tant'è che nella lettera agli Ebrei egli scrive. È noto infatti che il Signore Nostro è germogliato da Giuda e di questa tribù Mosè non disse nulla riguardo al sacerdozio. Ciò risulta ancora più evidente dal momento che, a somiglianza di Melchisedec, sorge un altro sacerdote che non è diventato tale per ragione di una prescrizione carnale, ma per la potenza di una vita indefettibile. Queste sono quindi le motivazioni per le quali la figura di Melchisedec è stato così importante nei primi secoli dell'arte cristiana. Spero che ehm, con questo appuntamento eh, si sia eh, aggiunto un tassello in più del nostro viaggio. Vi saluto e vi ricordo il prossimo appuntamento per la metà di dicembre con un nuovo personaggio della Bibbia e delle sue rappresentazioni.